processo di differenziazione linguistica che abbiamo illustrato in estrema sintesi nel video precedente investe non soltanto i diversi territori un tempo soggetti all'autorità romana, ma anche le singole popolazioni. Qui assistiamo a un'ulteriore differenziazione, quella tra lingua scritta e lingua parlata. La prima è per lungo tempo il latino. Esso non scompare del tutto, ma continua ad essere utilizzato dai ceti colti, dai letterati e dalla Chiesa, prevalentemente come lingua scritta o come lingua della comunicazione alta in contesti ufficiali, molto formali, per tutto il Medioevo. Si tratta di un latino sicuramente molto diverso dai modelli classici dal punto di vista lessicale e strutturale, ma a differenza delle lingue neolatine o volgari, abbiamo di fronte una lingua unica, immutabile e fissa nelle sue regole. È il cosiddetto medio latino o latino medievale, appannaggio pressoché esclusivo della Chiesa e delle persone colte. I volgari o lingue parlate in contesti non formali non solo sono molto diversi tra loro, pur derivando dal medesimo tronco linguistico, il latino, ma essendo lingue vive, subiscono una continua evoluzione, si modificano nell'uso quotidiano, assumendo forme singolari e autonome rispetto al latino. Non solo, per molto tempo i volgari restano lingue essenzialmente parlate e solo a partire dall'VIII nono secolo è attestato un uso scritto in contesti formali, come la redazione di un giuramento o di un testamento di un atto ufficiale. Tuttavia il rapporto tra il volgare e il latino cambia notevolmente nel corso di quel lungo arco di tempo che definiamo come Medioevo. Volendo semplificare all'osso, possiamo affermare che nell'alto Medioevo il latino è l'unica lingua scritta ed è appannaggio della Chiesa, la sola che scrive e comunica in latino. Non a caso, nell'alto Medioevo l'unica forza organizzativa sul piano culturale è proprio quella della Chiesa, che riesce a mantenere scuole presso le cattedrali o nelle dimore dei vescovi, oppure nei monasteri, che sono anche centri di conservazione e trasmissione del patrimonio culturale del passato. La cultura volgare, che trova espressione per esempio nella forma delle laudes o nei testi poetici prodotti nell'ambito delle corti feudali, è prevalentemente orale. Nel basso Medioevo però le varie parlate volgari diventano lingue scritte, dando vita alle diverse letterature nazionali. I nuovi intellettuali, non più soltanto uomini di chiesa, si rivolgono a un nuovo pubblico, quello formato dal ceto mercantile e dall'elite politico-amministrativa cittadina. La Chiesa, nel basso Medioevo, perde il monopolio culturale a favore delle scuole cittadine e delle università.